Le prime luci artificiali di New York si infilano tra le tapparelle semiaperte e giocano sul tappeto di linoleum. Apro la porta della stanza da letto. Sono stanco, anche se ho dormito tutto il giorno. Vorrei dormire ancora, magari per sempre. Forse prima o poi accadrà, se lui me lo consentirà. Ma quel giorno è ancora lontano. Accendo la TV e cambio i canali con movimento ritmico e costante. Passo dai talk show alle partite di baseball, dai reality ai telefilm alle soap opera. Tutti descrivono il mondo, ma nessuno di loro sa cosa sia. Mi soffermo sulla trasmissione di una messa celebrata da uno dei tanti santoni che invadono i canali dell'etere. Guardo migliaia di persone che cantano e recitano, infervorati dalle litanie del maestro. Altri che caracollano e cadono al suolo, gridando al miracolo, mentre il predicatore invoca la benedizione del Signore su di loro. Sorrido e passo oltre. Trovo un notiziario che parla di guerre e bombe sulle città del Medio Oriente. Ascolto i pareri di cronisti e inviati e quelli di esperti di guerre e di religione. Musulmani, ebrei, cristiani. Tutti parlano e dicono la loro. Il Santo Sepolcro, la Mecca, la Torah. Ognuno cita le fonti della sapienza e in parte giustifica i massacri, in parte li condanna. Il segretario di Stato americano dice che richiede la tregua immediata. Altri vogliono dettare loro le condizioni, altri ancora continuare le ostilità almeno fino alla creazione di una striscia di sicurezza. Il segretario dell'ONU parla dal palazzo di vetro della città dove vivo. Guardo fuori i muri della Grande Mela. Mi hanno insegnato che questo è il centro del mondo, almeno di quello conosciuto. Spengo la TV, apro il frigo, bevo del latte e mangio della frutta. Non c'è molto di più, ma devo pur nutrirmi. Sono solo e sento questa solitudine. Sono solo, mentre loro sono tanti. Sono una moltitudine di aspetti diversi, ma molto potenti. Questo è il loro mondo e il mio destinatario è il principe. Devo incontrarlo. Non so dove, non so quando. Mi hanno mandato qui per farlo e devo farlo. Ma non ho ancora imparato a distinguerli. Sono arrabbiato perché colui che mi ha inviato mi ha dato poche informazioni, li ha creati tramite interposta persona e poi ha ceduto il controllo. Ha detto che questa è la terra di nessuno, dove a tutti è lasciata un'occasione. Nessuno lo sa, ma ciascuno di coloro che è qui sta vivendo il proprio momento. Un attimo, un battito di ciglia. E poi si deciderà il destino per l'eternità. Lui li ama tutti, ma ne salverà solo qualcuno. Quei pochi che colui che è esiliato qui, colui a cui ha ceduto il controllo, non sarà riuscito a convertire, a trascinare dalla sua parte. Gli ha detto: «Questa terra è la tua, fino alla fine dei tempi». Ma i suoi tempi sono contati, e la fine è dunque arrivata. Ma ciò per ora lo so solo io, e io non faccio parte di questo mondo. Mi ha inviato qui perché dice che sono il più bravo in queste cose. Sorrido. Mi hanno rappresentato in tante vesti, in tante effigi. Ho visto i quadri, i dipinti, le statue, ali enormi, tuniche fascianti, spade sguainate, sguardo duro e forte. Donne in preghiera o in adorazione ai miei piedi e poi re, principi, dottori e sapienti. Sorrido, scuoto la testa e consumo il mio pasto frugale. Poi mi vesto, abiti nuovi. Li ho comprati ieri in un negozio all'angolo della strada. Dicono che sono alla moda. La ragazza che mi ha servito sostiene che ho un bel fisico. Sarà, ma io fatico ancora a capirlo e faccio anche un po' di confusione. Mi guardo allo specchio. Ho due gambe lunghe affusolate che riempiono molto bene i pantaloni neri aderenti. La vita è stretta e il top mi lascia l'ombelico scoperto come si usa. Salgo e guardo il florido seno che riempie la maglietta molto morbida e fasciante. Vado in bagno e prendo i trucchi appena acquistati nel grande magazzino. Dipingo le labbra con un rossetto scuro, applico il fondotinta e un tocco di kajal intorno agli occhi.
li guardo. Sono blu intenso e si sposano splendidamente con i miei lunghi capelli biondi. Rido tra me e me. Quanto sono scontato in queste cose. Le forme che ho assunto, sempre le stesse. Devo imparare a coniugare bene gli aggettivi. Sono una femmina e devo quindi usare gli aggettivi al femminile. Con il fatto che noi non abbiamo sesso mi confondo sempre, anche se ora un sesso ce l'ho. Mi metto un paio di orecchini tondi e grandi, un vezzo, ma mi piacciono. Li ho visti in TV, addosso a una star, così le chiamano, della pop music. Bella come me. Merda, sto diventando vanitosa, eppure un po' volgare. A sentire queste parolacce alla TV e per la strada, alla fine le ripeto anch'io. Indosso uno spolverino nero ed esco. È il momento della giornata che preferisco. Si alza una dolce brezza dalla baia mentre il sole tramonta sulle luci del New Jersey. La gente dirada, chi va verso casa, chi sta andando a cena fuori, chi si infila nelle auto per l'ultimo percorso del giorno. Mi muovo liberamente e sento il vento scompigliarmi dolcemente i capelli sollevando lo spolverino. L'aria è ancora calda, ma siamo alla fine dell'estate. Il cielo è terso e sta assumendo il classico colore blu della notte, disegnando con le sporadiche nuvole dei mosaici di grande effetto. Respiro profondamente e immagazzino l'aria nei polmoni. Adoro le sensazioni di questo mondo. È piccolo, insignificante, una pagliuzza nel grande covone dell'universo. Ma capisco perché a lui piace tanto. Ha voluto che qui si combattesse una guerra importante e ha creato le condizioni migliori per lo scontro. Non si può amare qualcosa senza averlo provato prima. Non si può desiderare qualcosa senza averlo prima visto con gli occhi o avvertito con i sensi. Non si può possedere qualcosa senza aver prima sofferto per conquistarlo. Non si può perdere la propria anima senza una grande tentazione che ti spinge a farlo. Tutte tappe che questo mondo ti consente. Mille tentazioni, tanto fascino, grandi passioni. Ogni passo misura la tua anima e scrive un destino. O di qua, o di là. Lui decide, ma fai in modo che sia stato tu a scegliere. Scuoto la testa e muovo i soffici capelli intorno a me. Passo davanti a una chiesa battista e guardo alcuni fedeli che dialogano con il predicatore. Amen è la loro frase ricorrente. Sorridono e sono belli nei loro vestiti eleganti, quelli della festa. Hanno danzato, cantato e riso tutti insieme, pensando al Signore che li accompagna ogni giorno. Farebbero ancora festa se sapessero che Lui ora li ha forse abbandonati. Ha deciso per loro che il tempo è concluso e non ce n'è più altro. Mi fermo e guardo i bambini che giocano sulla scalinata. Si rincorrono e ridono. Hanno pochi anni e molti di loro non ne avranno mai tanti di più. Mi soffermo a pensare se sia giusto così. Non spetta a me giudicare, non mi è mai spettato. Mi è sempre stato detto cosa dovevo fare ed io l'ho fatto. Ho potuto scegliere la forma e le parole, ma non i concetti. Questi gli appartengono. In molte chiese, in molti quadri famosi, appare la mia figura insieme alla sua. Ma io non sono niente e lui è tutto. Posso trasgredire ciò, cambiare le regole, lo possono fare su questo piccolo buco di culo di mondo. Io invece non lo posso fare. Io so e devo eseguire sempre tutto. Sei una poliziotta? La frase mi fa sobbalzare. Mi giro. Un ragazzino sui 14 anni con una maglia dei New Jersey Nets troppo lunga, un berretto da baseball e dei jeans larghi e cadenti mi sta fissando. Guardo le catene piene di croci attorno al suo collo sottile e mi soffermo su un tatuaggio. Jesus Loves All. Sta accanto a quello dei Black Sabbath, incisi su un braccio ancora esile, anche se un po' palestrato. Scuoto la testa in segno di diniego. Eppure sembri una poliziotta, insiste lui. Sarebbe un problema? Gli replico. In questo quartiere non amiamo i poliziotti. Eppure Gesù ama tutti, gli rispondo indicando il tatuaggio.
tranne i poliziotti. Sorrido. Hai delle belle tette per essere un poliziotto, mi fa lui e si avvicina. Me le guardo. È vero, nell'ottica di un uomo ho delle belle tette. Sono rifatte? No, sono originali. Il ragazzino avanza e tende una mano. Posso toccarle? Non credo sia una buona idea. Se lo faccio, cosa mi fai? Mi domanda con sguardo di sfida. Guardo il suo tatuaggio dei Black Sabbath, dove un enorme pipistrello sta aggermendo un uomo e trascinandolo in un cielo nero. Glielo indico. Lui guarda, ma non capisce. Toccare le mie tette può significare finire in quel cielo nero e perdersi per sempre. Il ragazzo resta un attimo attonito, poi sorride di un sorriso greve e cattivo. Quindi allunga le mani e me le infila sotto lo spolverino direttamente dentro il top. Le sento lascive e immonde afferrarmi il seno e stringerlo di gusto, godendo e fissandomi con uno sguardo che sa di protervia. Lo guardo mentre sorride e le mani continuano a toccarmi e a tastarmi, scivolando verso il basso. Incrocio i suoi occhi e vedo che piano piano mutano. Anche le mani si arrestano. Il sorriso volgare si trasforma, le labbra si stringono e appare una smorfia strana, un misto tra l'angoscia e il dolore. Mi lascia e mi scansa di botto, è vicino alle lacrime e si ripiega su se stesso, sembra avere meno anni di quelli che ha, appare un bambino spaventato, trema tutto senza distogliere gli occhi dai miei, scosso dai singhiozzi sempre più forti. Ma chi sei? Balbetta e strascica. Mi avvicino a lui e gli afferro le mani, riportandole su di me mentre lui urla terrorizzato. Non vuoi toccarmi ancora, superuomo? Lasciami stare! Urla al limite del collasso isterico. Non vuoi godere ancora? No! Tira le mani indietro ed io lo lascio andare facendolo cadere a ruzzoloni all'indietro. Si alza di scatto mentre il predicatore e l'ultima famigliola che parlava con lui ci hanno raggiunto, attratti dalle grida. La famiglia resta in disparte trattenendo i bambini dietro gli adulti e solo il predicatore si avvicina. «Cosa succede? Signorina, ci sono dei problemi con questo ragazzo?» mi chiede. Scuoto il capo e l'uomo guarda il piccolo bullo in preda al tremore. «Stai male?» Lui parla a bassa voce e mi indica. Il predicatore gli si avvicina. Sta pregando. Il ragazzo sta pregando sottovoce. L'uomo lo ascolta con attenzione e pare sbigottito. Guardo la famigliola. Stanno riuniti insieme e i bambini sono attaccati ai genitori. Ci guardano con aria preoccupata. Provo a rivolgere loro un sorriso, ma sono troppo impauriti per rispondermi. Lei è il diavolo! Comincia a urlare il ragazzo. Il predicatore si gira a guardarmi. La famiglia mi guarda a sua volta, tutti mi guardano. Il vento solleva lo spolverino e increspa i miei capelli. Sembra uno dei quadri che talvolta mi rappresentano. Lo sguardo dei presenti si fa sempre più sconvolto dal panico. Alzo la mano verso di loro. Non sono il diavolo, rispondo, ma lo sto cercando. Restano silenziosi e capisco che hanno paura. Il predicatore si avvicina con sguardo preoccupato. Un'altra persona mi chiederebbe se sono pazza, se mi sono fatta di crack o se ho bevuto un robusto long drink prima di cenare. Ma lui no. In fondo si trova a casa sua, sul suo terreno. Pertanto mi guarda diritto negli occhi e chiede: «Perché lo stai cercando?» Reggo il suo sguardo e gli sorrido con dolcezza. «Devo consegnargli un messaggio». Poi mi giro e li lascio a osservarmi, mentre sparisco nella notte incombente. Glauco posò il calice nel tabernacolo dopo aver provveduto a lucidarlo con molta attenzione. Padre Raleigh era suscettibile sulla cosa e a lui non piaceva deluderlo. Da quando lo aveva preso con sé come diacono un anno prima, era stato sempre perfetto nell'esecuzione dei lavori che gli venivano affidati.
Faceva parte del suo essere, quello spirito di servizio e obbedienza. Lo aveva acquisito e ne aveva fatto tesoro. Ma il suo cervello funzionava ancora ottimamente e quindi, pur accettando gli ordini, sapeva assai bene metterli in discussione, cercando di discernere ciò che è giusto da ciò che non lo è. La cosa gli aveva portato guai in passato, quegli stessi guai che ora non voleva più e per i quali si trovava lì. Camminò velocemente per la chiesa, aveva ancora molto da fare e la sera si stava avvicinando. Voleva sbrigarsi perché Jamie lo aspettava. Era la loro serata e lei non poteva attendere. Nella scala delle sue personali gerarchie, lei stava sempre al primo posto e il Signore dietro. Fu il tuono, prepotente e improvviso, a farlo sobbalzare. Si avvicinò velocemente alla porta della chiesa e guardò fuori. Il cielo sopra Brooklyn era diventato nero e uno degli ultimi temporali estivi stava per scatenarsi. «E adesso dove la porto?» si chiese tra sé. A Jamie non piaceva la pioggia. A volte si rifiutava di uscire quando pioveva. Diceva che le si bagnavano le scarpine. Sorrise tra sé, pensando al buffo viso della sua bambina quando si imbronciava e rifiutava di fare qualcosa. Occorreva davvero il massimo della comprensione e della pazienza per avere la meglio sulle sue impuntature. Ma Glauco ci riusciva spesso. La pazienza era un'altra delle virtù che aveva appreso dal suo passato e la sapeva utilizzare molto bene, soprattutto con la piccola. Fece per chiudere il portone mentre il vento lo prendeva d'infilata. Era pesante, di ferro battuto, come conveniva a una chiesa di fine Ottocento. Ma il suo fisico non era esile ed era in grado di superare al meglio anche la forza dell'aria e la pesantezza della porta. D'un tratto però un dolore lo fece fermare. Fece una smorfia tastandosi il fianco. Dimenticava spesso che gli sforzi tornavano a far dolere una vecchia ferita. Si massaggiò e prese fiato, mentre un lampo solcava il cielo, preannunciando un nuovo tuono che si scaricò puntualmente di lì a poco. Fu in quel momento che scorse la figura appoggiata alla cancellata. Notò lo spolverino nero che danzava nel vento, scoprendole il fisico scultoreo. Era alta, slanciata, molto sensuale nei pantaloni neri aderenti e un top dall'abbondante scollatura. Non la vedeva benissimo nel buio ormai incombente. Quel tanto bastava fargli fremere un desiderio, un impulso che lo colpì alla testa e nei visceri, ma che durò solo qualche secondo. Riprese, come sapeva ben fare, il controllo e tornò a essere un piccolo pastore attento alle esigenze del suo gregge, soffocando le proprie. Scese gli scalini della chiesa e si avvicinò. «La serata volge al brutto e se continuano i fulmini rischi molto a stare lì vicino». La ragazza si girò a guardarlo e poi fece attenzione al punto indicatole, ma mostrò di non aver capito molto il nesso. «La cancellata è di ferro, un ottimo conduttore per l'energia elettrostatica del temporale», fece lui. «Ah», rispose lei laconicamente senza spostarsi. «Credo sia meglio che rincasi se non vuoi bagnarti e rischiare brutte conseguenze». La ragazza scosse la testa e restò ferma dov'era. Glauco poté osservarla in tutta la sua bellezza. Alta, statuaria, capelli biondi lunghi mossi nel vento e un viso dall'ovale perfetto. Aveva due occhi blu che la illuminavano nonostante il buio e l'uomo non poté trattenere un brivido per quanto gli sembravano poco umani. Aveva visto tanti occhi nella sua vita, occhi duri, determinati, occhi cattivi, crudeli, occhi persi, abbandonati, occhi soli, disperati, occhi vivi, occhi spenti. Ma non aveva mai visto occhi come quelli. Forse una volta sola, in realtà, ma erano di aspetto completamente opposto. «Sei di qua?» abbozzò. La donna lo fissò e lui si sentì strano ma tranquillo, come se quegli occhi fossero capaci di togliergli ogni inquietudine. «No, non lo sono di certo», rispose lei. «Vieni da Manhattan?» Scosse di nuovo la testa. «New Jersey?» Ancora negativa. «Sei forestiera?» «In un certo senso. Vengo da molto lontano». Lo disse con naturalezza. Ma Glauco si sentì ugualmente in imbarazzo. La ragazza sembrava nascondere qualcosa e non aveva voglia di parlarne. «Hai bisogno di un tetto per la notte?» La bionda creatura sorrise,
e quel senso di strana serenità lo pervase nonostante tutto intorno a loro l'atmosfera si facesse sempre più tesa a causa del forte temporale in arrivo. «Ti ringrazio, no?» Lui restò in silenzio e lei gli si avvicinò fissandolo con i suoi occhi magnetici. Si sentiva sereno come forse nella sua vita lo era stato solo nel liquido amniotico, a stretto contatto con il cordone ombelicale della madre. La sensazione che sentiva era quella che in molte letture che aveva fatto della vita dei santi veniva definita come estasi. Non poteva essere per il fatto che fosse davanti a una donna così bella. Ne aveva conosciute e ne aveva avute tante di donne, eppure c'era qualcosa in lei che andava oltre, ma non sapeva definire cosa. Sentiva solo che in lui c'erano pace e serenità come non mai. Lei lo accarezzò, fece scendere la mano fino al suo fianco, glielo toccò delicatamente e poi gli sussurrò: «Non badare a me, torna alle tue cose, tua figlia ti aspetta». Glauco sentì d'un tratto irrigidirsi i muscoli e la testa farsi pesante. Tornò in se stesso con una sensazione di panico in corpo. Aveva nominato sua figlia. Che ne sapeva una sconosciuta di sua figlia? Stava per chiederglielo quando la ragazza si allontanò rapidamente. Pochi passi ed era già sparita nella notte, mentre altri fulmini squarciavano il cielo e la pioggia cominciava a scendere a goccioloni pesanti e rumorosi. Rimase senza parole, inebetito. Sentiva ancora la sensazione di benessere di prima, ma anche l'inquietudine che gli comunicava ciò che la sconosciuta gli aveva detto. D'un tratto si accorse anche che il dolore al fianco era completamente sparito. «Sono stanca di girare per una città che non sopporto. Troppe auto e troppo cemento, la follia degli uomini, il suo regno, vacuità e apparenza sono a sua immagine e qui abbondano». Una limousine lunga diversi metri mi affianca. Un uomo tira giù il finestrino e cerca di abbordarmi, vuole che salga con lui. Mi fa vedere una bottiglia di vodka. Poi, constatando che non lo degno di uno sguardo, comincia ad agitare un sacchetto di plastica con della polvere bianca dentro. Mi fermo e lui sorride. Pensa di aver fatto colpo. Apre lo sportello e aspetta che io entri. Mi avvicino a lui e ciò lo fa sperare. È grasso, brutto e sformato. Le sue mani sono piene di anelli d'oro e al collo porta diversi medaglioni, alcuni dei quali con icone di santi o croci. Mi parla in una lingua che non è di queste parti. È una lingua dell'est europeo, russo o ucraino, ma per me è tutto chiaro. Capisco gli uomini qualunque lingua parlino, e quando sono solo luridi maiali come questo, mi bastano anche solo gli atteggiamenti. Continua a mostrarmi il sacchetto di polvere bianca, nell'altra mano ha uno di quegli inalatori che servono per assumere la sostanza. Ride divertito e fa il verso di sniffare. Vuole che sniffiamo insieme. Gli sorrido mentre un lampo squarcia il cielo dietro di me e il vento si alza sempre più teso. Il ciccione ha un moto di stizza e poi mi fa segno di sbrigarmi a entrare perché sta per piovere. Lo guardo senza muovermi e lui sta perdendo la pazienza. Agita ancora il sacchetto e mi minaccia che se non entro, se lo snifferà tutto lui alla mia faccia di troia. Il vento aumenta di intensità. Aspetto un attimo senza muovermi, poi come d'incanto. Una folata chiude lo sportello dell'auto con violenza, pizzicandogli dentro la mano con il sacchetto. Vedo il ciccione urlare e la polvere bianca cadere a terra, formando una piccola montagnetta sull'asfalto. La pioggia che cade la spazza via in pochi istanti. Mi giro e proseguo verso il parco. Lo sento ancora mentalmente maledire me e il suo Dio. Gli uomini non li sopporto. Ci sono molte creature come me che li amano profondamente, hanno un rapporto con loro talmente forte da sacrificare buona parte del loro tempo per proteggerli e custodirli dai mali. Anche noi, come gli uomini, abbiamo il libero arbitrio su come indirizzare la nostra esistenza e alcuni hanno deciso di adoperarla per il bene degli esseri umani. Taluni appartenevano a questa razza prima di essere eletti nella nostra e il loro legame è rimasto solidissimo. Io no, non faccio parte di questa schiera.
Ho attraversato tante volte questo mondo e ho tante volte messo in comunicazione il mio Signore con gli uomini, ma non ho mai compreso né voluto comprendere tutto questo. A starci dentro ti accorgi di quanto faccia schifo. Sono ibridi, ma nel loro essere ibridi hanno tanta parte di male quanto nessuna creatura. Piove. Mi piace l'acqua quando bagna la pelle. La sento scorrere sul viso e dentro i vestiti, mi dà energia. Adoro i temporali, le loro scariche, le nuvole nere che corrono nel cielo, il rumore del vento che sferza le piante e l'acqua che si abbatte sulla terra, formando rivoli che scendono rapidi ai bordi dei marciapiedi. I rumori della città si attutiscono quando piove e tutto diventa più dolce, più sopportabile. Persino l'aria sgradevole e sporca di questa metropoli assume un'altra valenza. Sembra quasi che tutto si ripulisca per qualche ora. Mentre mi addentro nel parco, ripenso all'incontro di poco fa. Non a quel disgustoso individuo della limousine, no. Penso all'uomo davanti alla chiesa e alle sensazioni che mi ha lasciato. Sembrava diverso dagli altri, da molti altri. Ho letto per un istante dentro di lui, scovando negli ultimi ricordi. L'appuntamento con la figlia, le emozioni solide ma discordanti, la gioia e la sofferenza, il dolore e la determinazione. Sembrava più orrore, non lo so. Gli uomini non li capisco davvero. A volte mi chiedo se varrebbe la pena soffermarmi di più su questi esseri, capire maggiormente i loro misteri, cosa c'è dietro e dentro di loro. Niente nell'universo è così terribilmente difforme. Figli della più grande distonia dei tempi, nati dall'unione di due anime, quella dell'universo stesso e quella del suo figlio più nero. Incapaci di trovare il bandolo della matassa, costretti a vivere per sapere dove andare a collocarsi quando il tempo verrà. Guardo il cielo cupo di questa notte e correggo il mio ultimo pensiero. Il tempo è già venuto.